palla in tribuna, diciamo così, per usare un termine calcistico. Qui il problema vero, il tema centrale è che cos'è diventato il Movimento 5 Stelle e poi di conseguenza che cosa rappresenta Di Maio. Insomma, la politica a volte è complicata, è sofisticata, servono ragionamenti, servono intuizioni, però questa volta francamente è tutto abbastanza chiaro se dobbiamo capire che cosa è diventato il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce con questa suggestione straordinaria, scatenata, questa miccia accesa da Grillo, che aveva una sua ragione d'essere, che aveva una sua, era una cosa visionaria, irrealizzabile, folle Intesa Roberto probabilmente, Casaleggio? però, insieme a Roberto Casaleggio, però era una cosa, diciamo così. Molti degli italiani ci credono, c'è un successo elettorale, c'è uno spazio importante che viene occupato. Poi sono successe una serie di cose in successione. Beh, insomma, il Movimento 5 Stelle va al governo con la Lega. Insomma, sono, come dire, situazioni che sono cicatrici che restano. Va al governo con la Lega in una condizione, in uno scenario con quel Salvini che tiene al largo delle coste italiane barconi con sopra bambini, donne incinte. E lì il Movimento 5 Stelle a firmare decreti, a condividere una strategia, francamente, in barca. C'è una nave che soltanto adesso, Posso? dopo diverse Ieri, settimane, sei no? Giusto per appunto. rimanere alla No, 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 ma poi cronaca. ci arriviamo, infatti. Situazioni imbarazzanti, no? Imbarazzanti rispetto all'Europa, diciamo così. Passano, so quanto, un anno e mezzo a dire che il male assoluto di questo paese, secondo il Movimento 5 Stelle, è il Partito Democratico, guidato da una banda di criminali comuni, perché questo dicevano, ci sono, insomma, decine di interviste, criminalità comune, cioè la leadership La famosa del partito. piovra Il disegnata da Movimento 5 Stelle Di ha Battista. sostenuto che il Partito Democratico fosse guidato da una banda di criminali comuni. Questo dicevano in Transatlantico, lo dicevano più o meno velatamente nelle interviste, nei comizi, nei blog. Quello che cosa hanno scritto nei blog i grillini del Partito Democratico è una roba irripetibile, diciamo, ma anche a quest'ora quando i ragazzi stanno a scuola. Improvvisamente c'è un problema. Adesso lasciamo stare per le ragioni di questo problema. Rischia di venire giù il governo, si aggrappano tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, si aggrappano alle poltrone, perché questo è successo la scorsa estate. È successo che centinaia di parlamentari del Movimento 5 Stelle non avevano alcuna voglia di andare a casa a trovarsi un lavoro, perché la maggior parte di loro sappiamo come era stata reclutata, arruolata dal Movimento 5 Stelle. E quindi hanno detto, per carità di Dio, non torniamo al voto. Questo. Feci una pagina sul Corriere della Sera, è sgradevolissimo citarsi, ma insomma dico, ci sono testimonianze concrete. Non volevano andare a votare, erano terrorizzati dall'idea di votare. Perché? Perché uscendo dal Parlamento avrebbero dovuto trovarci un posto di lavoro. Evidentemente non sto parlando di paragone, ma di paragone ce ne È stanno questo, 10 nel diciamo. Movimento 5 Stelle, 11, 11. Il problema, no, che cosa succede? Che a questo punto improvvisamente con chi fanno un governo? Con il PD. Lo fanno con i famosi criminali Questo comuni c'è che chiaro. loro dicevano. La gente. Non lo capisci. No, non è che la gente non lo capisce, la gente lo E capisce. li Il punisce, diciamo. dramma è questo: noi siamo convinti che la gente non capisca. No, la gente capisce, diceva, ah, voi siete questi aggrappati alle poltrone. Oh, Siete quello. diventati. Sì, certo, siete diventati. Aggiungo, quello più attaccato di tutti alle poltrone, l'emblema di questo attacco è Di È Maio. di me. Ma scusate, ma io non ho mai visto uno che fa il, diciamo così, che somma su se stesso due ministeri, vice premier, il secondo giro diventa addirittura ministro degli esteri, francamente sappiamo senza parlare una sola lingua straniera, quindi occupando diciamo, una poltrona di Sì, puro sì. potere, scusa perché è Sì. delicato questo passaggio, occupa Di Maio una poltrona di puro potere, non una poltrona di merito. Occupa una poltrona di puro potere, perché il Ministero degli Esteri è un posto di rango assoluto nella tradizione di tutti i paesi, diciamo del bacino del Mediterraneo almeno. Lui la occupa per puro potere, certo non per meriti né per capacità, perché l'abbiamo detto. Lì resta, e quindi oggi che cosa dice lui? Che elemento introduce? Quello del cerino. No, questo è il gioco delle tre carte. Però,